Qualcuno per cortesia regali un libro a questi ragazzi. Uno qualsiasi, va bene pure Geronimo Stilton, l'importante è cominciare. No, Maria, io mi butto dalla finestra. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati su questi schermi. Oggi ragazzi è un grande giorno per una delle nostre carte preferite dagli influencer, ovvero non si può più dire niente. Infatti oggi, signore e signori, a grande richiesta parleremo del discorso di Pio e Amedeo contro il politicamente corretto andato in onda il 30 aprile in prima serata. In pratica ragazzi, Pio e Amedeo, dall'alto del loro titolo di studi in scienze del comportamento mediocre, hanno spiegato a tutta Italia perché cosa non si debbano mai sentire offesi i neri, gli omosessuali e anche gli ebrei. Ci hanno messo in mezzo in questo calderone. Inoltre ragazzi, Pio e Amedeo hanno come dire istruito queste specifiche minoranze su quale sia il modo più corretto di reagire agli atti di bullismo, ovvero spoiler ragazzi, facendosi una grassa risata, cioè praticamente assecondando quello che da sempre dicono i bulli alle loro vittime. Non so se avete presente la tipica frase pronunciata dal bulletto quando la vittima dei suoi scherzetti lo mette di fronte alla propria insensibilità. No, cosa dice il bullo? Dice e fatela una risata che magari poi domani ti svegli vestito elegante. Ecco ragazzi, a quanto pare Pio e Amedeo hanno condotto degli studi sul comportamento umano e hanno rivelato al mondo in prima serata su Canale 5 questa rivoluzionaria scoperta. I bulli hanno ragione, ci dobbiamo fare una risata, ed è subito Nobel per la pace a Pio e Amedeo. Ora ragazzi, a me più che un discorso, questa specie di monologo che hanno fatto, cioè monologo dovrebbe essere fatto da una persona sola, quindi questo biologo, questo discorso che hanno fatto ragazzi, io più che altro lo definirei un delirio, un vaneggiamento, e nel corso di questo video ovviamente ragazzi ve ne spiegherò tutte le ragioni, ma dobbiamo andare per ordine perché ragazzi di fatto c'è un motivo se a questo duo è venuta l'incontenibile voglia di parlare proprio di questo argomento e con questi, cioè senza mezzi termini, e cioè che ragazzi in questi giorni si è discusso tantissimo dell'ideologia del politicamente corretto. Se ne è discusso tantissimo dal momento che sono successe tutta una serie di cose. Ad esempio c'è stata prima Michelle Hunziker che è stata messa in croce per avere mimato la cinesaggine in maniera molto molto stereotipata, Striscia la Notizia, fino a che non si è addirittura scusata, cioè addirittura un cavolo. Poi c'è stata la Rai che è sfinita dalle polemiche causate dalla trasmissione Tale Quale Show ogni anno, ha ufficialmente vietato la blackface sulla Rai, sulle proprie emittenti, salvo perdere la faccia lo stesso pochi giorni dopo grazie a Fedez, ma questa ragazzi è un'altra storia, ne parleremo in un altro video. Ecco, questi eventi hanno scatenato appunto tutta una serie di polemiche su questo politicamente corretto. C'è la censura, non c'è la censura, non si può più dire niente, invece si può dire tutto, insomma c'è stato un po', si è acceso un po' questo dibattito. Infatti ragazzi, alcuni sostengono che il politicamente corretto sia un riflesso del fatto che stiamo progredendo positivamente come civiltà, mentre secondo altri il politically correct sarebbe una specie di dittatura con i fiorellini, e dietro il suo simbolo della pace si nasconderebbe una terribile svastica che con il tempo ci renderà un esercito di soldati imbronciati e incapaci di ridere di se stessi, ma soprattutto degli altri. Oggi ragazzi io personalmente sono qui per vedere e commentare insieme a voi le parti salienti del discorso di Pio e Amedeo, che negli ultimi giorni è diventato tipo più virale del Covid, ma non solo, perché il discorso di Pio e Amedeo ragazzi ha generato tutta una serie di reazioni da parte degli influencer, reazioni che vedremo anche in questo video, cioè anche queste reazioni oggi le vedremo insieme e ovviamente le commenteremo, perché ragazzi Pio e Amedeo l'hanno fatta talmente grossa e talmente lontana dal vaso che veramente tanti VIP nonché tanti web influencer hanno sentito di dover dire la loro su questa faccenda. Io ragazzi sarò onesta, in generale per quanto riguarda proprio l'argomento del politicamente corretto non ho una posizione molto ferma, nel senso
ascolto tutti, calo la testa un po' a tutti perché ancora non mi sono fatta un'idea tutta mia. Lo trovo comunque un argomento molto interessante, però lo trovo un argomento interessante quando, ragazzi, viene, cioè la discussione viene condotta con moderazione, cioè con rispetto da entrambe le fazioni, perché comunque siamo in un campo delicato, si trattano argomenti molto delicati e secondo me ci sono argomenti validi sia a supporto del, diciamo, dell'anti-cancel culture, sia a supporto dell'ideologia politically correct, cioè insomma in linea di massima, appunto, la trovo una discussione molto fertile. Ma il modo in cui Pio e Amedeo hanno trattato questo argomento, ragazzi, è stato solamente irrispettoso, secondo me. Cioè proprio hanno, come dire, ragazzi, Pio e Amedeo hanno violentato la reputazione di tutti coloro che sostengono la libertà di espressione, che si oppongono alle forme di censura benevola che emergono nei contesti in cui nascono questo genere di discussioni, perché Pio e Amedeo non hanno parlato di libertà di espressione vera e propria, ma della pretesa di poter abusare della libertà di espressione, e loro stessi ne hanno abusato fino al punto da vessare ripetutamente, volutamente, in modo denigrante, migratorio, derisorio e reiterato, le categorie di persone che vengono discriminate più delle altre. E naturalmente, ragazzi, sono tutte categorie di persone delle quali né Pio né Amedeo fanno parte, perché loro sono bianchi ed eterosessuali. Cioè, io non ho niente contro i bianchi etero, nel senso, ho tanti amici maschi bianchi etero, però, ragazzi, il punto è che è stato un discorso molto prevaricatorio da parte loro, perché hanno invitato gli altri ad essere più autoironici e farsi una risata, ma loro di fatto autoironia su se stessi non ne hanno fatta, come vedremo più avanti nel corso del video. E non solo Pio e Amedeo non appartenevano a nessuna delle categorie prese di mira, ma non hanno neanche le competenze necessarie per affrontare determinati argomenti. Quindi proprio, ragazzi, per me è no, cioè io disapprovo totalmente questo discorso che hanno fatto, non l'ho gradito, ma lasciamoci qualcosa per dopo, ragazzi, non ci giochiamo adesso tutti i motivi per cui sono così tanto indignata. Quindi mettetevi pure comodi, ragazzi, calatevi uno shot di tisana rilassante e cominciamo. Bentornati nel nostro video giornale settimanale. Prima di addentrarci nella polemica, ragazzi, come al solito cerchiamo di fare un po' di contesto. Chi diamine sono Pio e Amedeo? Pio e Amedeo, ragazzi, sono un semplice duo comico il cui livello di comicità in una scala da 1 a Colorado è 2, secondo i miei standard, ovviamente, che comunque, ragazzi, non li considerate altissimi, perché comunque le cose che mi fanno più ridere al mondo sono Maccio Capatonda, Checco Zalone e i meme. Non sto qui a parlare di quali fossero le loro battute ricorrenti, perché, ragazzi, la loro posizione onestamente è già scomoda così com'è, cioè non li voglio affossare ulteriormente. Ora, il 16 aprile, ragazzi, su Canale 5 è andata in onda la prima puntata del loro programma di intrattenimento, che si chiama Felicissima Sera. Felicissima Sera onestamente ha raggiunto dei bei numeri, nel senso ha superato il 20% di share, e da questo incredibile risultato, ragazzi, possiamo già intuire che comunque il livello culturale di questa trasmissione non supera quello di Pimpa, ma va bene, perché a noi piace anche il trash, cioè I love trash, ragazzi. Secondo me il mero intrattenimento è bello, ci può pure stare ogni tanto, anzi ci deve stare, ma mero intrattenimento in una società civile non significa, cioè secondo me, a mio modestissimo parere, non dovrebbe significare sparare sulla Croce Rossa, che invece è proprio quello che Pio e Amedeo hanno fatto nell'ultima puntata di Felicissima Sera. Io penso che, ragazzi, Pio e Amedeo avessero comunque delle buone intenzioni, cioè loro volevano in sostanza sfruttare il proprio share per mandare un messaggio che magari nelle intenzioni tutto sommato non era malvagio, ma che nella pratica è stata una carneficina, perché, ragazzi, dagli insulti si sono salvati praticamente loro e le loro mamme. Come se non bastasse il fatto che già Felicissima Sera fosse un programma super super seguito, l'hype per questo discorso che avrebbero fatto durante l'ultima puntata era elevatissimo, perché già dalla mattina
mattina di quel giorno Pio e Amedeo, ragazzi, hanno rilasciato un'intervista al quotidiano Libero. Al Libero, quindi capite in che terreno del male ci stiamo muovendo. In questa intervista, ragazzi, Pio e Amedeo hanno dichiarato che quella sera avrebbero fatto un discorso sul politicamente corretto. Vi leggo direttamente le parole che hanno rilasciato al Libero. Elencheremo tutte le parole che non si possono più dire in TV, quelle bandite, tutte, e sai perché? Perché la cattiveria non è mai nella lingua, ma nelle intenzioni. Se dici a un tuo amico "when andiamo a mangiare", non lo offendi. Se gli dici "nero di me", sì. Quindi, ragazzi, già dalla mattina eravamo tutti in attesa che Pio e Amedeo spiegassero cosa sia offensivo per una persona nera. Pio e Amedeo, capito? Tonalità della pelle, albume. E allora, cosa hanno detto Pio e Amedeo in questo discorso così tanto atteso e così tanto scandaloso? L'incipit, ragazzi, di tutto il loro discorso è stato: non si può più dire niente, sbam. Cioè, si sono lamentati del fatto che il politicamente corretto abbia preso il sopravvento al punto da diventare una specie di censura, perché va ad intralciare la libertà di espressione. Noi dobbiamo fare satira, il politico li corre, sta rottuca, il politico li corre, al rottuca, dobbiamo poter scherzare di tutto senza freno. Il loro discorso, ragazzi, è incentrato principalmente sull'uso del linguaggio, sull'uso delle parole, parole che ad oggi sono considerate politicamente scorrette, parole che ad oggi sono praticamente vietate in televisione, no? Come per esempio la N-word. Come vi dicevo all'inizio, ragazzi, questo argomento è sicuramente interessante, ma purtroppo, ragazzi, Pio e Amedeo l'hanno ridicolizzato, l'hanno banalizzato, perché parlare di un argomento così tanto delicato in modo divertente richiede una certa raffinatezza che loro non hanno, cioè richiede l'uso dell'umorismo. L'umorismo non è la semplice comicità, cioè tipo un livello più alto della comicità, un livello più di nicchia, che si differenzia dalla semplice comicità appunto per il fatto che fa pure riflettere, che tratta argomenti di un certo spessore, e la risata che fa al pubblico solitamente è una risata molto amara. Per intenderci, ragazzi, è la differenza che intercorre tra Aldo, Giovanni e Giacomo, che sono sostanzialmente dei comici, e Roberto Lipari, che è un umorista. Ecco, ragazzi, Pio e Amedeo non sono degli umoristi, sono dei comici. Possono fare ridere, possono non fare ridere, questa è una cosa soggettiva, ma di sicuro la tecnica che li ha resi famosi, ragazzi, non è l'umorismo. E infatti, secondo me, ragazzi, cioè, non sono stati in grado di fare del sano umorismo, e nel tentativo di far entrare a forza un argomento tanto complesso e tanto delicato come quello del politicamente corretto nella sfera della comicità semplice, Pio e Amedeo l'hanno scafazzata, cioè come lo potrei dire in italiano, che l'hanno scafazzata, hanno pestato una cacca energicamente con tutto il piede. Secondo Pio e Amedeo, in pratica, quello che conta quando ad esempio si pronuncia la parola con la N è l'intenzione. Bisogna valutare l'intenzione di chi pronuncia determinate parole, perché se l'intenzione non è quella di offendere, allora la persona a cui viene rivolta questa parola sicuramente non si offenderà, o comunque non si dovrebbe offendere. E se viene detta in TV per scherzo, la categoria che viene chiamata in questione non si dovrebbe offendere nemmeno, anzi ci dovrebbe ridere sopra. E anche qualora qualcuno dovesse utilizzare la parola con la N, o dovesse utilizzare la parola con cattive intenzioni e maleducazione, aggiungerei, la vittima di queste ingiurie dovrebbe reagire ridendo in faccia al proprio aggressore. Questo, ragazzi, è il succo del discorso di Pio e Amedeo, discorso che in realtà, ragazzi, viene pronunciato esclusivamente da Amedeo, mentre Pio fa tipo la controparte, cioè fa quello che si finge imbarazzato, gli dice "dai Amedeo, smettila, basta Amedeo", quindi finge di volerlo frenare un pochino, insomma questa cosa dovrebbe fare ridere. Spoiler, non fa ridere. Adesso, ragazzi, cominciamo dall'inizio e piano piano andiamo commentando tutto questo sketch. Salvo che non si posso mettere, l'ho fatto. Cosa? Che non si può dire più niente, io non lo digerisco. Oggi contano più le parole che le intenzioni, contano più le parole che il significato che ci mette dentro. Va condannata la cattiveria, questo vero, è vero, vero, questa è una bella cosa. Facciamo un applauso ad Ame, no, che no, no, per no. La prima volta ha detto una cosa sensata. Se tu dici i neri devono stare a casa loro, è peggio di "oh, neri, ti vengo a prendere, andiamo a mangiare una cosa insieme". Amedeo, ti prego, noi vedi, ci ho detto
quella frase, nero nella prima, ma qual è la cosa più brutta da ascoltare? La prima, non è la parola, non è la lingua, ecco, la N-word la chiamano mo, nero, non si può più dire nero, la chiamano così, ci sono parole che non si possono dire in televisione, invece si dovrebbe poter dire tutto, forse questa è la soluzione, far capire che il problema è l'intenzione, quello è il problema, l'intenzione quando si dicono le cose. Come vedete, Amedeo è convintissimo di avere risolto tutti i problemi dell'umanità con il minimo sforzo, cioè secondo lui ciò che non viene fatto con l'intenzione di ferire non deve ferire, quindi se io per sbaglio lo investo con la macchina gli conviene rialzarsi, perché di sicuro io non gli devo manco delle scuse, cioè non era mia intenzione prenderlo di petto, quindi se lui si è fratturato una costola non è un problema mio, è lui che è troppo delicato. D'altronde io, ragazzi, ho il sacrosanto diritto di guidare visto che ho la patente, quindi se guido senza fare attenzione ai pedoni, cioè non sono una pirata della strada, sono una guidatrice creativa. Questo, ragazzi, è il filologico di Amedeo, infatti lui sostiene che dovrebbe avere tutto il diritto di parlare davanti a milioni di persone senza fare attenzione alle parole che usa, perché i sentimenti altrui non sono una sua responsabilità, lui è un artista e ha il pieno diritto alla libertà di espressione, anche al costo di abusarne a danno altrui. Perché questo argomento, ragazzi, fa acqua da tutte le parti, soprattutto dei condotti lacrimali? Il motivo per cui l'argomentazione di Amedeo è sostanzialmente sbagliata diventa secondo me molto chiaro una volta che abbiamo capito come funzioniamo proprio dal punto di vista emotivo, e questa cosa, ragazzi, mi dispiace dirvelo ma è noiosa, preparatevi al pippone number one. Allora, un'emozione, ragazzi, che sia negativa o che sia positiva non si sceglie, cioè non la provi perché decidi di provarla, e con questo abbiamo scoperto l'acqua calda. Ma com'è che scatta l'emozione? L'emozione, ragazzi, scatta quando ci si trova di fronte ad uno stimolo. Quando dico stimolo, voi immaginate un oggetto, oppure un odore, oppure un suono, oppure un sapore, oppure una frase, oppure una foto, una persona, un animale, cioè qualsiasi cosa ti possa fare un qualche tipo di impressione va bene come stimolo, cioè può essere considerato uno stimolo. Ora, ragazzi, queste emozioni che ti scattano sono frutto di cose che le persone che non hanno una vita chiamano processi associativi. Che significa? Significa che il cervello associa automaticamente lo stimolo a un'emozione. Però, siccome la parola emozione l'ho pronunciata troppe volte e comincia a suonarmi stupida, allora, ragazzi, la chiameremo in un altro modo, la chiameremo reazione affettiva, che mi fa più intellettuale. Il cervello, ragazzi, associa lo stimolo a una reazione affettiva. Facciamo un esempio: stimolo, canzone Fumo e Cenere dei Finlay, reazione affettiva, pianto incontrollato che dura da un giorno a una settimana. Queste associazioni, ragazzi, la mente non è che se le inventa di sana pianta, le fa basandosi su una ragnatela di altre associazioni che già abbiamo fatto in passato e che si sono salvate in memoria, ovvero si basa su una struttura preesistente di associazioni. Quando uno stimolo che incontriamo somiglia moltissimo a uno stimolo che abbiamo già incontrato in passato, anche se è diverso, la mia reazione affettiva sarà quella che avevo in passato nei confronti dello stimolo che gli somiglia. Ad esempio, se incontriamo un insetto che somiglia a uno scarafaggio, non mi importa che tu lo chiami coccinella, non me lo devi appoggiare addosso perché altrimenti ti odio. Questo, ragazzi, è il cosiddetto principio di somiglianza. Tutto questo casino, cioè tutto questo processo associativo, avviene in modo involontario, incontrollato, non intenzionale, e nel giro di un millesimo di secondo. Ora prendiamo tutto questo pippone e lo riportiamo al discorso di Amedeo. Se tu ti rivolgi a un amico per dire in sovrappeso, chiamandolo ciccione, anche se lo fai per scherzare, anche se lo fai in buona fede, ci può rimanere male, e se lui ci rimane male non lo fa apposta, cioè sta semplicemente associando la parola ciccione a tutta una struttura complessa di associazioni che sono archiviate nel suo hard disk, associazioni che vanno dai genitori che lo rimproveravano quando era piccolo dicendogli: ah, tu se, Monello, se mangi un'altra merendina diventerai grasso e non ti vorrà più nessuno, quindi grasso uguale non ti vuole nessuno, passando per i compagni
compagni di classe che ridevano di lui, quindi grasso uguale vergogna, fino ai protagonisti maschili carismatici e stimati che appaiono in tutte le sue serie TV preferite e che sono rigorosamente magri, quindi grasso uguale diverso, e aggiungendo un pizzico del crocifisso appeso nel salotto di sua nonna, che pure se è morto da 2000 anni c'ha più addominali di lui, quindi grasso uguale goloso uguale inferno. Quindi il tuo amico nel giro di un nanosecondo collega la parola ciccione a tutta una serie di cose negative, e questa associazione ovviamente ha come esito una reazione affettiva negativa, cioè un'emozione negativa, e tutto ciò senza che abbia avuto il tempo di domandarsi se la tua intenzione fosse quella di offenderlo oppure no. E anzi, c'è da dire che più ha sofferto nella sua vita a causa di questa caratteristica, più veloce arriverà la sensazione negativa, perché il legame tra quella parola e l'associazione associata, cioè scusa, l'emozione associata, si è consolidato nel tempo. Comunque, poi ovviamente ragazzi non siamo tutti uguali, quindi può benissimo arrivare uno di voi e dirmi: ah però Iris, a me onestamente se mi chiamano ciccione non fa né caldo né freddo, ci rido sopra tranquillamente. Possibilissimo, però va tenuto in considerazione che ragazzi appunto non siamo tutti uguali, perché secondo alcuni studi esistono di fatto persone che formano associazioni basandosi diciamo più sull'emotività e altre persone che invece fanno maggiore riferimento al ragionamento razionale. Quindi tenendo conto di tutto questo pippone ragazzi, a me personalmente pare abbastanza normale che sia meglio evitare di dire alcune parole denigratorie quando si può fare, quando si può evitare, soprattutto è molto meglio evitare se ci può essere in ascolto qualcuno che fa parte di una categoria che viene frequentemente presa di mira. Comunque a questo punto ragazzi torniamo un secondo a una cosa che ha detto Amedeo, perché Amedeo ragazzi ha fatto un esempio per spiegare come l'intenzione faccia tutta la differenza, ovvero ha detto questo: se tu dici i neri devono stare a casa loro, è peggio di oh nero ti vengo a prendere e andiamo a mangiare una cosa insieme. Amedeo ti prego, noi vedi, ci ho detto nero con la frase, nero nella prima, ma qual è la cosa più brutta da ascoltare? La prima. In realtà ragazzi entrambe sono frasi potenzialmente offensive, ma sono offensive per due motivi diversi, cioè se dici i neri devono stare a casa loro, una persona nera si offende, perché è discriminata in maniera intenzionale e in maniera esplicita per ragioni etniche, cioè si sente ferita in quanto non voluta per una caratteristica fisica che non si è scelta, mentre se dici andiamoci a mangiare un gelato, la puoi ferire a causa di un processo associativo. Ora ragazzi, questo per caso significa che allora non si può più dire niente perché qualunque cosa diciamo può essere offensiva? Allora no, cioè intanto secondo me dire una cosa del genere è un'offesa ai tantissimi comici che fanno il loro lavoro sforzandosi di non offendere nessuno, cioè ai tantissimi comici che pur percorrendo la strada più difficile, pur impegnandosi di più, riescono lo stesso a fare ridere. Cioè è facile fare ridere facendo sempre le stesse quattro battute familiari sulle donne che non sanno parcheggiare, su quanto siano pene dotati gli africani. Cioè, in pratica ti sforzi di più per fare la cacca che per scrivere un pezzo con queste battute. Essere innovativi, lì serve qualche ora di lavoro in più e magari anche qualche libro ogni tanto, giusto per tenersi al passo con i tempi. Quindi è obiettivamente più difficile, ma non significa impossibile. Cioè, la richiesta di un minimo sforzo intellettuale in più per il bene comune non dovrebbe, secondo me, essere interpretata come una forma di censura. Censura sarebbe il divieto di satira politica imposto ai comici dagli stessi partiti, cioè da parte di persone privilegiate che ti impongono di non fare satira su quelle persone privilegiate, non la richiesta da parte di una minoranza con meno diritti degli altri di girare il coltello nella piaga con più delicatezza. Detto questo però ragazzi, non è del tutto falso che perseguire il politicamente corretto a tutti i costi presenti un certo grado di rischio, il rischio di fanatismi è
è alto e la cancel culture ne è una dimostrazione, ovvero questa tendenza da parte della massa a voler condannare alla damnatio memoriae tutto quello che fuoriesce dai rigidi standard del politicamente corretto, anche in modo retroattivo. Perché è così alto il rischio di fanatismo in questa circostanza? Perché, ragazzi, il politicamente corretto ha un bug. Il bug è che se lo accetti per una categoria, te lo devi accollare per tutte le categorie. Perché se consideri giusto che la RAI vieti la blackface, non puoi dire che Michelle Hunziker sia stata accusata ingiustamente di razzismo, perché altrimenti insinui che la sensibilità dei neri valga più della sensibilità dei cinesi. Cioè, allora ragazzi, a me poco tempo fa, vi racconto questa, è stato lasciato un commento che mi ha turbata, non so se lo ritroverò mai, ma nel caso in cui lo trovassi ve lo lascio qui da qualche parte. Praticamente un utente mi ha accusata di fare troppe battute contro gli animali, cioè battute in cui nomino gli animali in modo dispregiativo, per esempio dicendo: ah, non siamo bestie, quello si è comportato come un cane. Cioè, lì persino a me, sarò sincera, è scappato un "ah, ma non si può più dire niente", anche perché c'è su via, nel senso, Carlo non lo saprà mai che sto parlando male della sua specie, dei suoi cugini. Quindi ragazzi, comunque, secondo me, non esiste una posizione più giusta delle altre in questa circostanza. Io veramente trovo difficile inquadrarmi in un'ottica, nel senso, cambio bandiera troppo facilmente a seconda di chi ascolto, non lo so. Quindi ragazzi, per questo motivo ho deciso di dare tre finali diversi a tutto questo discorso sulla libertà di espressione nell'ambito della comicità. Cioè, voglio dare una risposta che sostiene l'ideologia del politicamente corretto, una seconda risposta moderata e una terza risposta che invece difende la piena libertà di espressione. Scegliete voi quella che vi piace di più. Anzi, ragazzi, ditemi nei commenti se vi piace di più la A, la B o la C. Facciamo una cosa interattiva. Risposta A: non è vero che non si può più dire niente, perché a meno che tu non abbia tanti contenuti quanti ne ha un furbi, ce la puoi fare a formulare una frase di senso compiuto senza denigrare il prossimo. È incredibile ma vero, addirittura puoi fare ridere senza offendere nessuno. Se poi non sei capace di far ridere, se non a discapito di qualcun altro, forse il problema è tuo. Cioè, forse non dovresti incolpare chi non ti trova divertente, chi ti trova offensivo. Forse dovresti interrogarti su te stesso, sul tuo talento. Magari potresti provare a fare un passo indietro, potresti proseguire la tua formazione personale e poi tornare a fare il comico con una rinnovata sensibilità. Risposta B: la comicità politicamente scorretta è esilarante, ma è un tipo di comicità molto di nicchia che bisogna essere in grado di gestire, perché il confine tra politicamente scorretto e bullismo sembra sottile, ma in realtà è un'autostrada. Esempio: Checco Zalone è a tutti gli effetti, correggetemi se sbaglio, politicamente scorretto. Ma dove sta l'intelligenza di Checco Zalone, ragazzi? L'intelligenza di questo personaggio sta nel fatto che Checco Zalone interpreta un personaggio negativo, marcatamente ignorante. Quindi sì, fa ridere, ma ridi della sua ignoranza, ridi del fatto che sia intellettualmente inferiore a te, cioè difficilmente vieni influenzato dai ragionamenti di Checco Zalone. Ridi e finisce lì, perché non vuoi somigliare a lui. Tra l'altro, mi pare, cioè sì, ho fatto un discorso del genere su Checco Zalone in questo video qui. Risposta C: un artista deve essere completamente libero di fare ridere come vuole, anche facendo battute discriminatorie, anche perché se c'è un pubblico al quale gli insulti fanno ridere, la colpa non è del singolo comico. Significa che queste cose sono considerate normali e censurare la comicità non servirà a cambiare questa realtà. Il procedimento semmai dovrebbe essere inverso, cioè prima deve progredire la sensibilità, poi quando a nessuno farà più ridere lo stereotipo dell'omosessuale sculettante, allora cambia
cambierà di riflesso anche la comicità. Ma istruire le coscienze non è necessariamente una funzione del comico. La funzione del comico, al contrario, è riflettere la contemporaneità in modo parodistico. Quindi se all'uomo contemporaneo fanno ridere queste battute, lui deve fare queste battute. Se l'uomo contemporaneo è mediocre, la colpa non è di Christian De Sica, lui lo rappresenta e basta, si limita a questo. E, ripeto, istruire le coscienze attraverso lo strumento dell'ironia, semmai è una scelta del singolo comico, una scelta sicuramente encomiabile, che però non può essere imposta a tutti i comici, ed è per questo che appunto esiste la differenza tra umorista e comico. Fine delle risposte. Ripeto ragazzi, fatemi sapere quale delle tre opzioni vi piace di più, la A, la B o la C. Io non lo so, c'è un po' tutto. Boh, ditemi voi che cosa ne pensate. Intanto andiamo avanti. Uno dice nero e allora non è razzista. Uno dice nero, razzista. Vabbè, cioè, molto razzista, ha detto nero. È giusto. No, no, ma il problema è la G in mezzo. Ma a me se mi chiamano italiano io non mi offendo. Che cazzo? Va bene, Amedeo voleva fare ridere con la battuta italiano, ok, esilarante, però a questo punto, caro Amedeo, io ti rigiro la domanda. Seriamente la tua libertà di espressione si sente minacciata da una G? Cioè, perché una persona nera non si deve lamentare solo per una G di troppo, invece tu ti puoi lamentare per una G in meno? Cioè, si sta ribaltando la situazione. Poi ragazzi, comincia una parte in cui praticamente Amedeo ripete la N-word 50 volte di fila. Cioè, vi giuro, a un certo punto ho detto oddio, forse ha la sindrome di Tourette. Ma perché ti ha detto in questi discorsi? Dai. Adesso basta non dire quella parola, allora ti pulisci la coscienza. Vabbè. Quello è. Bisogna combattere i cretini con le loro stesse armi. Vi dico non è. Voi riteteli in faccia, li disarmate. Anzi, mo lo dico a tutti i casa. A me. Quando vi chiamano così, non ve la prendete. Non è l'uso della parola il problema, ma l'intenzione della parola. Oh, basta, mi hai fatto tremare, oh. Non ti preoccupare. Ecco, questo è un bel messaggio. Può arrivare forte. Cioè, ma dico io, ma questo che modo è di difendere la libertà di espressione? Cioè, ripetere 13 volte una parola vietata in televisione perché denigratoria, quando questa parola ha una lista di sinonimi più lunga di un rotolone regina a cui puoi attingere, che modo è? Cioè, non fa ridere, quindi perché? Ma tanto la risposta già la so, ragazzi, era una provocazione. Benissimo, però diciamo che la provocazione non è giusto farla a spese di categorie già socialmente represse. La provocazione la fai a danno di persone privilegiate. Cioè, Pio e Amedeo stanno usando questa provocazione come strumento per ottenere un diritto, ok? Il diritto di esprimersi liberamente. Ma lo stanno facendo prendendo di mira persone già vulnerabili, persone che già hanno meno diritti di loro. E secondo me questo, ragazzi, è l'errore fondamentale di Pio e Amedeo. Cioè, la loro magari voleva essere una provocazione, ma di fatto ne è uscita fuori una prevaricazione. Batti 5 per il gioco di parole. Tra l'altro ragazzi, intanto ciao, sono la Iris del futuro, sono qui perché devo aggiungere una cosa. Tra l'altro, secondo me, una cosa che fa veramente venire l'ulcera è che Pio e Amedeo non si stiano limitando a difendere la libertà di espressione e basta, dicendo sentite, noi vogliamo dire quello che cacchio vogliamo scherzare su tutto, fatevene una sacrosanta ragione, perché se vi offendete non sono affaracci nostri, sono fatti vostri. No ragazzi, loro fanno tutta questa sviolinata su chi siano i veri cretini, su chi siano i veri razzisti, e sta cosa che continuino a dire che i razzisti siano dei cretini, ma è chiaramente una trappola ragazzi, c'è appunto una sviolinata, perché comunque secondo il discorso di Amedeo a sbagliare alla fine della fiera rimane non chi dice la N-word ma chi si offende. Cioè, dietro tutto questo discorso c'è un semplice concetto, e cioè chi si sente ferito ragiona male, quindi viene colpevolizzato poi fondamentalmente chi si sente ferito. Ecco, questa cosa è brutta perché se c'è una cosa che fa ancora più male della discriminazione in sé, per quanto possa sembrare strano, è il sentirsi fare questi spiegoni su cosa sia offensivo da chi ti sta offendendo e pretende il diritto di farlo senza che tu ti offenda. Cioè, capito? Questi spiegoni, vi giuro, turbano profondamente. Secondo me, se loro si fossero limitati a continuare a fare le loro battute politicamente scorrette, per quanto
di bassa lega, per quanto squallide, per quanto potessero non piacere, potessero essere reputate comunque offensive, secondo me non avrebbero nemmeno attirato così tanto l'attenzione delle categorie discriminate. Però, ragazzi, mettersi a fare un discorso del genere è veramente pretendere un'autorizzazione e chiedere una deresponsabilizzazione scritta alle categorie che tu vuoi discriminare. Un giro troppo alto, ti prego, Amedeo. Bisogna poter scherzare sui luoghi comuni. Certo, bisogna poter scherzare su tutto. Ma dirti però... cose che non posso più fare l'occhio a mandorla dei cinesi. A quella povera figlia di Michel Unzi che l'hanno crocifissa perché ha fatto gli occhi a mandorla dei cinesi. Ma che veramente, sono luoghi comuni, bisogna poter scherzare su tutto. Ho capito che bisogna scherzare su mica tutto. Mica tu t'offendi che se dico che i neri ce l'hanno più grande del tuo. Bisogna poter scherzare su tutto, dice Amedeo, ed è qui che ragazzi in tanti hanno risposto e le bestemmie, cioè se dobbiamo poter scherzare su tutto, allora dimostrate autoironia e scherzate pure sulla vostra cultura, tirate un bestemmione che ci resuscita Germano Mosconi. E invece ragazzi, per Mediaset chiaramente Gesù non si tocca, ma in realtà ci sono tante cose che non si toccano a parte Gesù. Per esempio, perché non sento più Amedeo, questo duo dalla comicità così trasgressiva, fare battute sui bambini, sulle persone disabili, sui tumori e sulle malattie cromosomiche? Cioè, secondo me, ragazzi, perché in realtà ci sono già alcune sensibilità che pure Pio e Amedeo hanno maturato e argomenti su cui persino a loro pare inopportuno scherzare. E intanto, quando evitano di sbilanciarsi su queste cose, non è che pensano mi sto autocensurando, dittatura. E allora perché fa così paura rinunciare ad altre due o tre parole? Siamo di nuovo lì, ragazzi, se normalizzi il politicamente corretto per alcune categorie, mentre per altre lo ritieni un mezzo di censura, una forma di cancel culture, e non c'è un motivo valido che determini il tuo doppio standard, qualcosa nella tua ideologia non torna, c'è un'incoerenza, c'è qualquadra che non cosa. Io voglio che la fine di Terrone, cioè? Nel senso della parola, perché Terrone all'inizio, quando ci chiamavano noi Terrone, te lo ricordi, no? Sì, come a me, voglio. All'inizio era dispregiativo, invece adesso, mo, com'è? A te ti chiamano mai Terrone a Milano? No, a me adesso Terrone, quando mi dicevano, Terrone, per me è figo, io mi ricordo pensato. Quando arrivai a Milano con la valigia di cartone. È diventato quasi figo adesso dire sì, Terrone, ti ricordi quando arrivavamo con la valigia all'aeroporto? Che mi scansavano, ma no per la puzza mia, per la puzza di provolone e taralli che si sentiva dalla valigia. Mi scansavano, arrivati il Terrone, invece adesso se mi fai pensare è figo. Per fortuna negli ultimi anni la parola Terrone ha acquisito quasi un'accezione positiva, è quasi figo, sai? Anche io sono Terrone, È vero, e così deve diventare, perché la lingua non è il problema, la lingua. Capite? Era dispregiativo prima, adesso può non diventarlo anche ne. Appena abbiamo sfoderato l'autoironia, noi Terroni è quasi diventato figo dirlo. Anch'io sono Terrone. Il demente, l'ignorante, lo disarmi solo così. Lui si ciba del vostro risentimento. Piccolo appunto, Terrone va bene, non è offensivo, ma se me lo dico da sola non è offensivo, o se me lo dice Teresa Magnino non è offensivo, che è meridionale, non se me lo dice un milanese, cioè se un milanese mi dà della Terrona, io gli faccio trovare una testa di cavallo sul letto, con tutto il rispetto per i cavalli che magari poi mi accusano di istigazione all'odio equino. Cioè se Pio non si offende quando gli dicono Terrone, ragazzi, non significa che vada normalizzata la parola Terrone, l'esperienza soggettiva di una o due persone non sostituisce una norma, cioè per cortesia Pio, che poi Feltri si gasa. Ora ragazzi, in questa parte io ho notato una cosa, ho notato che di battute veramente offensive sui Terroni Pio e Amedeo non ne fanno, perché loro sono pugliesi, anzi quando parlano del loro essere Terroni, nelle loro parole c'è, e anche nei loro toni c'è una sorta di romanticismo di fondo, loro avevano la valigia di cartone, capito? Sono partiti dalla Puglia con la valigia di cartone verso il nuovo mondo milanese, dove hanno fatto fortuna elemosinando qualche risata ai passanti, capito? Le battute sui Terroni, ragazzi, sono comunque inserite in questo contesto molto melanconico. Io mi ricordo quando arrivai a Milano con la valigia di cartone. È diventato quasi figo adesso dire sì, Terroni. Ti ricordi quando arrivavamo con la valigia all'aeroporto? Che mi scansavano, ma no per la puzza mia, per la puzza di provolone e taralli che si sentiva dalla valigia. Quando però parlano dei gay, di melanconico c'è solo il pubblico da casa. Un giorno usciamo dalla Mediaset, diluviava, io e lui, senza macchina ovviamente, non c'avevamo manco i soldi, butax, e io e lui stavamo là sotto, passaci a chi paone,
Sì. Veramente. Passa, Cecchi. Alessandro. Io lo fermo. Ti fermò. Cecchi, ci dai un passaggio? No, no, io vado dall'altra parte. Ma sto Perché appena dice prende la visione. No, ok, l'avarizia degli ebrei, sai, è un luogo comune. Ci scherziamo, scherziamoci su. Vabbè, sì, scherziamoci su, però ti prego non entrare in questo discorso. Siamo arrivati al punto che non ti puoi permettere più di dire a un... Madonna mia, quando sei proprio un ebreo, quando non vuole pagare al ristorante. È vero. Non puoi dire, sei un ebreo ad un tirchio, non glielo puoi dire. Vabbè, io ho un amico a Foggia, Lorenzo. Ogni volta che arrivi il conto si inventa la telefonata, devo andare al bagno, e sì, non c'è foto. Il portafoglio a casa, lo chiamiamo Lorenzo l'ebreo. Certo, ma no, ma no, per è The Foggia. Oh, però ai genovesi glielo puoi dire. Ai genovesi, se sono tirchi, gli puoi dire, sei proprio un genovese. Cos'è questo razzismo nei confronti dei genovesi, signori? Vabbè, ma che significa? Ma i genovesi glielo puoi dire perché? Perché in giro ce ne sono ancora di genovesi. Cioè, gli ebrei ne saranno rimasti 5 in tutto il mondo dopo il genocidio. E pensate che, ragazzi, tutto è cominciato dal luogo comune che gli ebrei fossero degli avari usurai. Cioè, fossi nei genovesi mi guarderei le spalle. Filippo mi ha sentito e mi ha mandato su WhatsApp lo screenshot di Wikipedia in cui viene detto che nel mondo ci sono 20 milioni di ebrei. Mi scrive Filippo, sono 20 milioni di ebrei, non 5. Una timpulata l'uno ci fanno passare un babbio. Non traduco, mi rifiuto. Ah, dove arrivi? Amedeo non sa quel che dice, ovviamente un abbraccio agli amici della comunità ebraica, sta dicendo questa cosa che si dedichi, ma io ovviamente mi dissocio. Bene, no, io non so quello che dico, Woody Allen, che come sapete è ebreo, è tecchio, è tecchio Woody, mi ha offerto un caffè a te Woody Allen. Un applauso a Woody Allen, ciao Woody, un grandissimo del cinema con un cuore grande così, una persona stupenda. Adesso del cinema ebreo, hai detto ebreo. Signori, non si può più dire la parola ricchione. Bene, signori, ci vediamo forse il prossimo anno. Io credo che sia giusto chiudere. Che ho detto? Se dice, devi dire per forza che, se no si... Sì, ma con di ricchione. Ci stanno educando che la lingua è più importante della mente. Questo è sbagliato. È sempre quello, la cattiveria e l'intenzione il problema. Ci vogliono insegnare che la lingua sia più importante della mente. Allora, Amedeo, istruzioni poco chiare. Quale parte della mente di preciso? Cioè l'emisfero sinistro, l'emisfero destro? O forse Amedeo, ragazzi, è un sostenitore del dualismo aristotelico in base al quale la mente e il cervello sono due unità distinte? Perché, ragazzi, quantomeno, secondo le più recenti scoperte scientifiche, il linguaggio è, di fatto, uno strumento coordinato proprio dalla mente. Vedi tu che notiziona. Per l'esattezza, dalla cosiddetta area di Broca, quindi le abbiamo addirittura dato un nome. Comunque ragazzi, una cosa la voglio dire. Allora, ho notato che spesso alcuni etero in totale buona fede fanno un po' fatica a capire che termini come o ricchione possano essere offensivi anche quando vengono usati in un contesto apparentemente inoffensivo, innocuo, ad esempio quando non sono rivolti direttamente a un omosessuale o se lo dicono scherzosamente, cioè se lo dicono scherzosamente a vicenda tra loro etero, o se viene detto a un omosessuale ma in un contesto inoffensivo. Cioè, in pratica alcuni etero dicono: ma se io non sto usando questa parola per offendere un membro della comunità LGBT, perché dovrei essere accusato di omofobia? Se voi studiate l'etimologia della parola, non c'è niente di... Cioè, l'omofobia non è quando discrimini qualcuno sulla base del suo orientamento sessuale, magari lo aggredisci verbalmente o fisicamente offendendolo direttamente. Ecco ragazzi, io vorrei soffermarmi un attimo su questa cosa. Allora, un problema c'è comunque in realtà, e il problema è che queste parole vengono usate tipo come se fossero un insulto, anche e soprattutto tra eterosessuali, perché comunque se lo dicono a vicenda due gay, vabbè, quella è un'altra quella è autoironia, è come se io mi dico terrona, ma se lo dicono tra loro due etero, si stanno schernendo a vicenda, ok, e utilizzano come strumento di scherno una caratteristica che loro a quanto pare reputano ridicola, offensiva, umiliante, ovvero quella di essere gay. Cioè, perché fa ridere se io do a un etero del fro? Fa ridere perché quella persona magari non vorrebbe mai essere riconosciuta dalla società come omosessuale, perché c'è del ridicolo nell'essere gay, quindi si
si sottintende sempre che l'omosessualità sia una cosa talmente brutta da poter diventare un insulto o comunque un'irrisione, una cosa che fa ridere in quanto intrinsecamente ridicola. Per esempio, ragazzi, vado alla mia esperienza. Allora, mi ricordo che quando andavo alle scuole medie, i maschietti della classe mi prendevano in giro dicendo che Jesse McCartney, che a me piaceva tanto, fosse gay. Il tutto appunto al fine di infastidire me, che avevo la santina di Jesse McCartney nel diario. Mi avessero detto che Jesse McCartney non sapeva cantare, avrei avuto una reazione peggiore. Ma continuare a tormentarmi dicendomi "Ah, Jesse McCartney è gay!" Non usavano la parola gay, ma la parola con la S. A me veniva solo da dire: "Senti, ho capito, ma non è che me lo devo sposare. Cioè, magari dovrei, però realisticamente parlando non lo farò." Chiaramente, ragazzi, se in quella classe ci fosse stato un alunno omosessuale non dichiarato, è plausibile che sentire questo tipo di scherno lo facesse sentire inadeguato, lo abbia indotto a nascondere per molto tempo il proprio orientamento sessuale perché ha percepito che la società intorno a lui lo avrebbe reputato ridicolo. Magari oggi milita in Casa Pound, magari scrive canzoni sui bambini che fanno occhio. Queste sono cose che comunque ti trascini per tutta la vita. Gli stotti con un messaggio, non a dire quello che devono dire o non devono dire, e lo dico a tutti i ricchioni in sala: se vi chiamano così ricchioni, frodi, per ferirvi, no, ridetegli in faccia voi. L'ignorante e lo stolto non saprà cosa fare. Potevate arginare le discriminazioni e il bullismo facendovi una risata, e invece no, il gay pride, proprio vi piace complicarvi la vita voi. Questa parte del discorso di Pio e Amedeo, ragazzi, secondo me è molto significativa, perché una delle frasi che una persona che ha subito bullismo conosce benissimo è "e fatela una risata". Ecco, però c'è una questione che va necessariamente portata alla luce. Se io mi sento umiliata dalle tue parole, ma perché mi devo sforzare di ridere? C'è una girata di frittata degna di MasterChef, praticamente. Che lo dobbiamo dire. Ragazzi, noi non ci va. Dai, nel 2021, a che serve più sto gay pride? Nel 2021 il gay pride, ma per ostentare che, ma perché sto corteo di gente che preferisce un sesso? Che cos'è? Vabbè, è una questione giusta. Ma a me, che sono eterosessuale, ma avete mai visto in un corteo a gridare "Evviva la fi-"? Intanto vedere maschi che urlano "Viva la fiducia nel prossimo" senza che nessuno gliel'abbia chiesto, cioè, sinceramente è una cosa che ha fatto parte della mia quotidianità per gran parte della mia vita, cioè almeno fino al 10 marzo del 2020, quando per forza di cose ho smesso di relazionarmi con altri uomini che non fossero Filippo o Conte. Poi che il gay pride non serva più perché siamo tutti uguali, detto con questo tono condiscendente, Amedeo può andarlo a riferire a Malika, che è stata cacciata di casa quando ha fatto coming out, può andarlo a dire al tizio che si è preso un in faccia perché stava limonando col fidanzato alla stazione, può andarlo a spiegare all'Istat, le cui statistiche non sono motivanti come il suo discorso, può andarlo a spiegare a tutti gli invasati citati da Fedez al concerto del 1° maggio, può andarlo a dire a Pillon, che rivendica il diritto di vietare alle coppie omosessuali di essere una famiglia, può dirlo alle pseudo femministe di Arcilesbica che combattono per affermare che se nasci maschio non puoi morire femmina, può andarlo a spiegare a persone che ancora pensano che l'omosessualità sia contro natura. Cioè, boh, continuo o vi basta? Cioè, non è che basta dire ad alta voce "siamo tutti uguali" e poi crederci fermamente per rendere questa cosa vera. Cioè, siamo nella vita reale, non in un film di Natale. Io vorrei poter incontrare Cristiano Malgioglio e dirgli Cristiano, ma tu quando eri piccolo scappavi per mettere la suppa? O te la facevi mettere inventato di la febbre apposta? Guarda, siamo tutti diventati pazzi per benissimo, ci vogliono far credere che la civiltà sia nella lingua, nelle parole, ma è tutta qua nella testa. E fino a quando non cureremo dall'ignoranza quelli che dicono "riccione, frucio, gay, negro e nero" con fare dispregiativo, che quello è il problema, ci resta un'unica soluzione: l'autoironia. Allora, ragazzi, penso a occhi e croce che Pio Amedeo non abbiano capito cosa sia l'autoironia. Cioè, proprio non hanno capito il significato del suffisso auto. O magari non si sono saputi spiegare, non lo so. Però, comunque, l'autoironia, per definizione, la faccio io su me medesima. Se Amedeo fosse stato omosessuale e avesse fatto la battuta della supposta su se stesso, sarebbe stata autoironia. Se la fa su Malgioglio, è una presa per il culo.
Letteralmente, tra l'altro. Semmai la puoi chiamare satira questa cosa, perché sei un comico, perché ti trovi su un palco. Non me la chiami autoironia, perché a differenza della satira, che è uno strumento proprio di chi fa spettacolo, l'ironia è una cosa che chiunque può fare. La possono fare pure i ragazzini che ti stanno ascoltando da casa e che magari vengono, cioè capiscono male il tuo discorso, perché di fatto questo discorso può deresponsabilizzare chi fa le battute che magari in un contesto non televisivo sono molto più disturbanti, e far ricadere questa responsabilità su chi le battute le subisce, perché deve essere autoironico, perché ridere alle battute omofobe diventa l'unica reazione giusta. Se non sei autoironico, sei tu quello sbagliato, sei pesante, sei melodrammatico, sei esagerato. E così, ragazzi, legittimiamo tutti a fare battute omofobe, e chi non se la ride viene colpevolizzato, ed è un attimo che abbiamo fomentato le discriminazioni e il victim blaming in un colpo solo. Due piccioni con una fava abbiamo preso. Tu rischi di essere frainteso, capito? E se tu sei frainteso, un attimo, tac, e siamo fuori, capito? Ci attacca la censura, non le puoi dire certe cose, stai in Italia, hai capito o no? Fatti cazzo tuoi! Ma cosa c'entra l'Italia? Ma tutti per Faina che se la prende con l'Italia, perché non può fischiare le ragazze per strada? Cioè, questa la aggiungiamo al set di carte degli influencer, se siamo tutti d'accordo. La chiamiamo questa carta Povera Italia. La carta Povera Italia, ragazzi, sta spopolando in quest'ultimo periodo. Ma poi dov'è questa censura del politicamente scorretto in Italia? Ragazzi, c'è qualcosa che mi sfugge? Ditemi voi, dov'è questa censura del politicamente scorretto in Italia? Se Pio e Amedeo hanno passato 20 minuti del loro tempo a dire negro, frocio e ricchione in prima serata su Canale 5. Cioè, dove sarebbe stata la censura? Nelle critiche? Cioè, il fatto che loro o Michel Lunziger o Gerry Scotti siano stati criticati, questa sarebbe la censura? Non si può criticare. Cioè, io penso che un clima di censura si sarebbe verificato se Mediaset avesse telefonato a Pio Amedeo e avesse chiesto loro di non dire quelle parole, se gli avesse detto dai, evitate, non fate nomi e cognomi dei personaggi pubblici omosessuali se proprio dovete fare battute omofobe, non nominate Malgioglio e Cecchi Paone, fate battute un po' più soft. Cioè, questo secondo me sarebbe stato un clima di censura, no? Sì, ma per quanto ne sappiamo, ragazzi, ciò non è accaduto. Pio e Amedeo sono stati lasciati liberi di esprimersi. Se poi tante persone li hanno criticati perché il loro pezzo non è piaciuto, perché parlare di censura? Cioè, la possibilità di valutare liberamente una trasmissione è anch'essa una manifestazione della libertà di espressione, o no? Anche perché ci sono state persone che invece hanno apprezzato questo discorso che hanno fatto Pio e Amedeo, ci sono stati utenti che hanno espresso un parere favorevole, che hanno addirittura difeso Pio e Amedeo da attacchi che hanno ritenuto ingiusti. Cioè, in sostanza, ragazzi, si è acceso un dibattito, non è che si è intromessa l'Inquisizione spagnola, non è che il loro discorso sia stato rimosso dal sito di Mediaset Play. Cioè, se ci andate sul sito di Mediaset Play lo potete vedere proprio per intero, e c'è da dire che non hanno fatto una battuta politicamente scorretta, non hanno detto qualcosa di fraintendibile che magari decontestualizzato poteva fare scandalo, no, cioè hanno fatto una televendita di insulti, proprio perché la libertà di espressione in vigore nella teoria e nei fatti, ragazzi, non è, cioè non si può controllare, non si può imporre di dover per forza fingersi neutri quando non piace qualcosa, cioè soprattutto quando un personaggio pubblico dice qualcosa di estremamente polarizzato come hanno fatto Pio e Amedeo, è ovvio che si accenderà un dibattito, cioè anzi quello dovrebbe essere proprio lo scopo di una provocazione di questo tipo, e questo, ragazzi, implica lo scontro con gli estremisti della fazione opposta, alcuni dei quali purtroppo saranno anche maleducati. Ma questo succede sia che tu difenda i diritti umani in maniera molto polarizzata come fa Roberto Saviano, che per un lungo periodo è stato tartassato dalle squadre d'azione mediatiche di Salvini, sia che tu ti metti a offendere Cecchi Paone per il suo orientamento sessuale, cioè non so se mi spiego. Comunque, lo sketch, ragazzi, termina con Pio che convince Amedeo a chiedere scusa, perché altrimenti devono tornare a vendere volantini a 3,50 euro l'ora, insinuando quindi sottilmente che chiunque chieda scusa dopo aver pestato una cacca lo faccia fondamentalmente per non perdere la propria posizione di prestigio, quindi tipo Michel Hunziker che si è scusato, in generale tutti gli altri che umilmente hanno
hanno chiesto scusa a chi si è sentito offeso dalle loro azioni e dalle loro parole, sono degli ipocriti che si sono piegati al politicamente corretto per paura. E niente, cioè, ragazzi, questo è l'insegnamento finale di Pio e Amedeo: chiedere scusa è per i deboli e la sensibilità è per gli ipocriti. Sono colpita e vado a bruciare tutti i miei libri di pedagogia. Finito finalmente questo delirio, ragazzi, passiamo subito a vedere le reazioni degli influencer, perché Pio e Amedeo hanno ovviamente hanno scatenato una pioggia di risposte. Tra le tante, ragazzi, io comincerei da quella di Guglielmo Scilla, in arte Wilwush, che ha postato su Instagram un umile IGTV di soli 13 minuti intitolato Lettera aperta a Pio e Amedeo. Guglielmo Scilla, ragazzi, è probabilmente l'omosessuale più autoironico del web. Il suo coming out ha raggiunto livelli di autoironia mai esplorati prima dall'essere umano. Quindi, stando al discorso di Pio e Amedeo, ragazzi, Guglielmo avrebbe dovuto farsi una grassa risata dopo averli ascoltati, visto che appunto è così tanto autoironico. E invece, ragazzi, Guglielmo ha mandato giù un flacone di valeriana e ha postato questo, questo video in cui dice: allora, tutti facciamo scivoloni nella vita. Anche a me è capitato di fare uno scivolone in passato, mi è capitato di dire qualcosa animato dalle migliori intenzioni, ma ricevere in cambio una shitstorm da persone indignatissime e di dovermi prima interrogare sui miei errori e poi alla fine rendermi conto che avevo sbagliato e chiedere scusa. Ma siamo umani, cioè sono cose che capitano. Voi avete fatto uno scivolone non perché siete delle persone cattive, ma perché, non conoscendo i sentimenti che si provano sentendo determinate parole che avete ripetuto più volte nel vostro pezzo, avete pensato che fossero parole paragonabili a qualsiasi altro tipo di insulto. Ebbene, non è così e dovete avere l'umiltà di comprendere anche quei sentimenti che non avete mai sperimentato in prima persona. Vi faccio vedere qualche estratto dell'IGTV di Wilwush, la cui moderazione secondo me, ragazzi, è proprio disarmante, c'è altro che autoironia, li ha disarcionati proprio che manca un Expelliarmus. Cari Pio e Amedeo, io ho scritto un po' di punti per commentare quelle che sono state le vostre uscite durante il vostro programma. E tra parentesi, ho pure saputo che è andato in generale molto bene, quindi figo. Mi dispiace che una così bella esperienza sia poi stata rovinata da uno scivolone così, così forte. Ora, io immagino che vi siano arrivate un sacco di critiche, che più o meno abbiate capito quali sono state le numerose cose che hanno dato fastidio a tutte quante le categorie di cui avete parlato. Io in realtà Pio e Amedeo li conosco, cioè ci siamo visti, non è che siamo i migliori amici della vita, però ci siamo visti. E una cosa che io ricordo è che ci siamo visti una settimana dopo il mio coming out pubblico, e ricordo ancora l'enorme abbraccio, il calore, la felicità, l'incoraggiamento che loro mi avevano proprio vomitato addosso. Per cui io non ho dubbi che le vostre intenzioni fossero delle migliori. Purtroppo le parole erano totalmente sbagliate e inopportune, ragazzi, cioè totalmente. Io so cosa vuol dire pensare di fare qualcosa di carino e poi beccarsi la merda indietro. Non so cosa vuol dire, cioè la frustrazione, potevo farmi i cazzi miei, ingratitudine, uno non può dire niente, uno non può dire nulla. Un po' è vero che ormai non si può dire più nulla, ma dall'altra parte è anche vero un'altra cosa, che in realtà si può dire tutto se si conosce. Se si ha un grado di informazione valido, si può dire tutto. In questo caso quel grado di informazione mancava. Mi ricordo benissimo anche spesso di non aver compreso, per esempio, la blackface. Io ho parlato con alcuni miei amici neri dicendo: io non capisco la blackface, perché dà fastidio? Perché dà così fastidio? Cioè, non c'è cattiveria, che cazzo te ne frega? È sbagliato, raga. Ragazzi, è totalmente sbagliato. Sapete perché? Perché io non sono nero. Esiste un esercizio che può fare chiunque, che è quello di provare dell'empatia. Ed è una cosa che si fa anche a teatro,
che fanno gli attori, alcune tecniche attoriali ti portano a, per poter vivere determinati sentimenti di un personaggio, cercare in un certo senso di tradurli e farli propri. Ok? Il personaggio viene mollato dalla ragazza e tu cerchi di scavare nella tua mente e dire: quando è che io ho sofferto per un abbandono? E cercare di comprendere che quella persona molto probabilmente ha una sofferenza che io non posso comprendere, ma che posso condividere in altri luoghi. È possibile veramente che non esista una parola che per voi sia va a scavare così a fondo e a riportare a galla delle cicatrici così profonde che vederla minimizzata, spiegata da qualcuno che non ha idea di cosa si provi, vi porti in qualche modo a provare un dolore enorme? Cioè, è possibile che voi siate così privilegiati, raga, da non avere una parola o un concetto che vi possa far empatizzare con una delle 40 categorie delle quali avete parlato? Qualora non dovesse esserci, che bucio di cura, cioè che privilegio enorme, avete un privilegio enorme, sappiatelo, siete proprio baciati da Dio, siete baciati da Dio, perché non lo riesco a immaginare un mondo nel quale una persona non abbia almeno un'enorme sofferenza che si porta dentro, con la quale ogni giorno convive, che supera magari, ma che non vuole vedere minimizzata in televisione. Come possiamo avere un parere se prima non conosciamo qualcosa? E più la conosci, e più le conoscerete, più vi informerete, e più capirete che una cosa la potete conoscere, ma non sempre comprendere. Voi dite una cosa particolare, perché dite in Italia, ormai nel mondo finalmente si inizia ad avere una maggiore attenzione a quello che sta venendo detto, perché secondo me, sapete raga, cioè iniziamo a essere un po' stanchi, cioè siamo arrivati a un momento nel quale iniziamo a essere tutti quanti un pochino stanchi di vedere perpetrate determinate azioni, che sia in televisione o dove vi pare. Io comprendo che in una società utopistica le intenzioni siano la base di tutto, ma è importante che dietro alle intenzioni ci siano le parole giuste, e le parole giuste il più delle volte vengono a seguito della conoscenza. Una conoscenza che vi invito a coltivare, ragazzi, col cuore. Se Will Wush si è distinto per la moderazione, ragazzi, lo stesso non possiamo dire di Gio Pizzi, youtuber che tratta temi di politica, attualità e storia con umorismo. Gio Pizzi, ragazzi, secondo me è un bravo umorista. È un bravo umorista, ragazzi, non può rimanere indifferente di fronte al discorso qualunquista di Pio e Amedeo, che dà la colpa della propria incapacità di far ridere senza insultare alla carenza di autoironia degli italiani. E così, ragazzi, Gio Pizzi ha pubblicato su Instagram questo post in cui si è ferocemente scagliato contro Pio e Amedeo. Leggiamolo insieme. Avete visto il pezzo di Pio e Amedeo? Ve lo dirò, non è come pensate, è molto peggio. Funziona così: Pio o Amedeo, non so chi sia chi, vabbè, anche io ho dovuto cercare le loro facce su Wikipedia per orientarmi meglio, però io vabbè non faccio testo, visto che a 25 anni ho scoperto che Borsellino in realtà è Falcone. Funziona così: Pio o Amedeo, non so chi sia chi, sbrodola al pubblico una vagonata di bestialità deliziose, mentre Amedeo o Pio cerca di fermarlo seguendo il collaudato canovaccio di "ma che dici Lucianina" di faziana memoria. Alcuni esempi delle delizie: ehi, se vi chiamano così rideteci su, ricchi non vi offendete, fatevi una risata, ma a che serve il gay pride, bisogna scherzare su tutto. A seguire battute sui cazzi dei neri, che sono grossi, no? Esilaranti gag su Malgioglio, a cui piacciono tanto le supposte, e cavalli di battaglia sull'avarizia degli ebrei e dei genovesi. È un livello di creatività e stravolgimento del testo che in confronto Ruffini e Carmelo Bene. Nel finale i due si fanno una sega a fondo palco, spiegando che siamo in Italia dove non si possono dire certe cose, ma loro le dicono lo stesso perché sono liberi. Il tutto sotto scroscianti applausi, ovviamente. In chiusura, piccola battuta sul preoccuparsi dei migranti che muoiono in mare. Io ho fatto solo un ragionamento, ossia, P
Pio cane. E mi sono chiesto se si può scherzare su tutto, se il vero problema non sono le parole ma la cattiveria, come dicono i due. Perché non sono saliti sul palco e hanno sparato un bel pio cane? Tanto sono solo parole, no? Non si può scherzare su tutto, no. Perché questo non è Lenny Bruce che vuole distruggere la parola cattiva, né un invito all'autoironia, ma solo il manifesto di come l'italiano voglia dominare i deboli senza farsi rompere i coi. Ragazzi, se Gio Pizzi utilizza la carta povera Italia, io me la accollo, perché comunque lui parla spesso di geopolitica e mi sembra abbastanza competente in materia, quindi è un'altra cosa. I due qui non sono eroi che lottano contro la dittatura del politicamente corretto o altre storie che non esistono, ma omuncoli in un programma in prima serata, con un budget del Cristo, con il 22% di share, che spiegano alle minoranze perché non devono offendersi, come devono comportarsi e che devono lasciarci dire tutti gli insulti che vogliamo senza fare storie, perché è questo che vogliamo noi italiani da sempre e chi se ne frega se qualcuno ci va di mezzo. Quindi no, noi non vogliamo scherzare su tutto, solo sui deboli, ma del resto c'era davvero da stupirsi. Sempre contro le parole di Pio e Amedeo, ragazzi, si è scagliata anche Aurora Ramazzotti, protagonista di un recente scandalo che potete recuperare qui. A lei in pratica era stato spiegato come reagire a un atto sessista da uno che quell'atto sessista chiaramente non lo aveva mai subito, anzi lo aveva fatto. Vabbè, comunque, Aurora, ragazzi, ha pubblicato questa storia. Questa cosa che si continua imperterriti ad avere la presunzione di decidere cosa sia offensivo per una categoria di cui non si fa parte, di cui non si conoscono le battaglie, il dolore, le paure, il disagio, la discriminazione, rimane a me un mistero irrisolvibile. Ma infatti, ragazzi, io penso che questa tendenza generale spieghi perché la figura dello psicologo sia così tanto svalutata. Cioè, magari sembra che non c'entri niente, ma secondo me c'è un nesso molto importante, cioè ci sentiamo tutti troppo capaci di comprendere e giudicare le emozioni altrui, figuriamoci le nostre. Mi dispiace, ma dovevo dirlo, fare distinzione tra l'eccesso di politicamente corretto che infastidisce anche me e l'uso di parole che hanno assunto connotazioni prettamente spregiative e discriminatorie è d'obbligo. Si parla di intenzione buona o cattiva, ma oggigiorno utilizzarle in televisione, peraltro, denota già l'intenzione sbagliata. Lo si fa ignorando che chi fa parte delle categorie in questione ha espresso chiaramente di non volerle sentire perché gli fanno male, punto. Ma Aurora, cioè Appio e Amedeo fanno ridere, quindi. Inoltre, ragazzi, Vladimir Luxuria ha postato addirittura un video di risposta su Facebook rispondendo al duo comico, riportando la propria esperienza personale, raccontando degli episodi della propria infanzia per far capire a Pio e Amedeo i motivi per cui ridere in faccia ai bulli non sia per niente disarmante. E tra l'altro, ragazzi, Vladimir dice pure: voi avete preso in giro anche me nella puntata precedente e io ci ho pure riso sopra, ovviamente, cioè sono una persona, come dite voi, autoironica, però dovete capire che non è sempre così facile, non per tutti. Vi faccio sentire qualche estratto saliente del video che ha pubblicato Vladimir Luxuria. Voglio commentare anch'io l'ultima puntata di Pio Amedeo e il pezzo sul politically correct. È vero che l'ironia e l'autoironia sono delle grandissime armi, delle risorse. Voi avete anche fatto delle battute su di me in una puntata di la settimana scorsa, in cui avete detto che io mammuccio un salame, no? Che mi nascondo il salamino. E ci siamo sentiti al telefono, io ci ho riso sopra, perché l'intenzione vostra non era quella di offendervi. Ed è vero che le parole devono essere contestualizzate, non sono avulse dal contesto. Una parola è offensiva quando c'è l'intenzione, ovviamente, di offendere. Noi la parola froccia la usiamo anche tra di noi, no? Tipo, che musica froccia. Però l'ironia non basta, purtroppo. Perché penso, per esempio, a Malika, questa ragazza che è stata cacciata di casa mentre la mamma le urlava, le augurava tutto il male possibile a lei e alla sua fidanzata. Io non credo che per lenire il suo dolore sarebbe bastato a Malika ridere in faccia alla mamma. Così come mi ricordo che quando mi bullizzavano a scuola e mi facevano perdere la voglia di andare a scuola, non ce la facevo a ridere all'epoca, da adolescente. Perché tutte le volte che mi hanno picchiata nella nostra amata città, e non solo lì, per carità,
Non è che se io mi mettevo a ridere in faccia a chi mi stava picchiando, lui avrebbe smesso di picchiarmi. E voi dite che non c'è bisogno del Gay Pride perché Amedeo non andrebbe mai in giro con un cartello dicendo viva la figlia. Bisogna chiedersi perché esiste il Gay Pride e non l'Hetero Pride. Forse perché, ad esempio, gli etero possono accedere al matrimonio mentre per i gay ci sono gli unioni civili. Forse perché le coppie eterosessuali possono sperare di adottare mentre i gay no. Forse perché degli eterosessuali possono essere genitori e gay no. Forse perché nessuno è andato mai in giro a picchiare qualcuno in quanto solo eterosessuale, magari due gay. In certi contesti, prima di baciarsi tra di loro, devono guardarsi in giro per vedere che non ci sia nessuno con cattive intenzioni di colpirli, insultarli o picchiarli. E poi, Amedeo, non c'è bisogno che tu vai in giro con un cartello che ho scritto viva la figlia, perché diciamo che non ne fai un mistero. Quindi, ironia sì, per carità, altrimenti saremmo veramente un paese noioso. Diritto alla satira sì, però attenzione, perché purtroppo in certi contesti di omofobia, transfobia e bifobia davvero non basta farsi una risata sopra. Infine, ragazzi, a rispondere per le rime a Pio e Amedeo c'è stato anche Costantino della Gherardesca, noto conduttore di Pechino Express. Anche lui non ha saputo limitarsi a un paio di stories, ma ha voluto esagerare registrando un IGTV direttamente. Per quanto riguarda invece Pio e Amedeo, che mi stavano tanto simpatici finché facevano i teppisti in giro per l'Europa, mi avete un filino deluso, ragazzi. Sembra che non vi rendete conto di quanto il razzismo sia diffuso ed intrinseco nella società italiana. Il problema è che l'orrore anacronistico ed antieconomico del razzismo è talmente radicato in Italia, talmente pesante, che non ci si può scherzare con leggerezza. È più facile che la maggioranza razzista si senta legittimata ad esprimersi liberamente che la possibilità remota che cambi intenzioni che hanno ingranate nella loro mente da tenera età. Dobbiamo fare ogni piccola cosa possibile per far sparire il razzismo e la xenofobia, anche per il nostro bene, per adattare la nostra nazione ai tempi. E se cambiare minimamente il nostro linguaggio può aiutare, allora dobbiamo fare anche quello. Sì, attenzione, attenzione, c'è stato anche un notissimo personaggio politico che ha difeso Pio e Amedeo dalle critiche. E chi poteva essere d'accordo con loro se non, ragazzi, Matteo Salvini? Chi altro? Il leader della Lega, infatti, ragazzi, ha scritto i seguenti tweet. Allora, contro ogni censura, un giorno senza sorriso è un giorno perso, scrive Matteo Salvini citando Charlie Chaplin. Pio cane. Giù le mani da Pio e Amedeo. Vabbè, giù le mani è lo slogan prese di Matteo Salvini quando ci sono polemiche. Giù le mani da Pio e Amedeo. Chi ha il coraggio di ridere è padrone del mondo. Citazione di uno stronzo, perché l'ha messo tra virgolette ma non ha detto di chi sia. Ora, ragazzi, la parte che ha scatenato qualche sorriso arriva adesso, perché praticamente Amedeo è stato intervistato, se non sbaglio, dalla 7 e ha saputo che Salvini, diciamo, ha preso le loro difese, le difese di Pio e Amedeo, e ha dichiarato questa cosa. La sinistra è intelligente, non lo so perché ci dà conto, perché ci ha ritwittato Salvini, però Salvini evidentemente, è una persona intelligente. A posto, ragazzi, per Pio Amedeo Salvini è una persona intelligente. Io vi do l'informazione e voi traete le conclusioni che volete. In seguito a questa enorme polemica, ragazzi, Pio e Amedeo hanno sentito l'esigenza di dare nuove spiegazioni aggiuntive pubblicando su Facebook un post in cui scrivono: siamo alla follia, qualcuno forse da questo post si aspetta delle scuse e lo avvisiamo subito che rimarrà deluso. Pensiamo che moltissime persone che hanno attaccato il nostro monologo non l'abbiano nemmeno visto per intero e che tanti lo abbiano guardato già prevenuti. Bene, ci rivolgiamo a loro, a voi. Non fate finta di non capire quello che abbiamo detto perché vi fa comodo trasformarlo nella solita querelle politica da quattro soldi. La politica non ci appartiene. La politica ci omaggia di spunti e personaggi, senza distinzioni di partiti, per fare quello che vogliamo fare. Satira, come abbiamo sempre fatto.
Mentre alcuni di voi erano impegnati a mettere l'arcobaleno nella fotoprofilo sui social, i sottoscritti qualche anno fa sono andati in Russia a respirare la puzza dell'omofobia. Ci siamo messi in prima linea in uno stato dove non badano troppo ai modi, perché insieme a Vladimir Luxuria eravamo lì per far sentire la voce per il diritto di uguaglianza, e di buona risposta siamo stati spinti in una macchina con violenza da energumeni. E siamo stati buttati fuori fisicamente a calci da quel paese dove gruppi di imbecilli adescano ragazzi gay su internet per incontrarli, pestarli e fare un video per postarlo con fierezza sui social. Il tutto senza gridare nessuna parola politicamente scorretta. Incredibile. Ma le persone cattive purtroppo possono anche fare a meno dei vostri divieti linguistici, ma a parte che voglio proprio vedere se non usano parole offensive. Ma poi i marò dove li mettiamo? Cioè, che cosa significa? Che siccome in Russia stanno peggio, allora la nostra comunità LGBT deve starsi zitta e prendere quelle briciole che diamo loro, perché altrimenti, non lo so, li mettiamo sopra uno Sputnik e li spediamo da Putin? Poi va bene, bellissimo gesto che avete fatto, però nel senso, non è che se fai una cosa buona nella tua vita allora c'hai l'immunità e puoi fare tutto quello che vuoi, non sei più contestabile. Abbiamo capito che siete animati dalle migliori intenzioni, ciò non toglie che qualcuno crede che voi sbagliate e ve la dovete accollare. Le parole hanno la loro importanza, è come se ce l'hanno, ma non sono nulla in confronto all'intenzione. È logica, le parole non valgono quanto l'intenzione. Questo abbiamo detto, non ci provate. Si può fare schifo anche usando solo termini politicamente corretti. Passiamo al nostro suggerimento di usare l'ironia. L'utilizzo dell'ironia, laddove si può, è chiaro, è solo quello di tentare di disinnescare l'offesa. Nessuno ha detto che l'ironia disinnesca la violenza. No, tecnicamente Amedeo l'ha detto, cioè ho fatto gli strisciotti, ve li faccio anche vedere subito. Se vi chiamano così, ricchi, frodi, per ferirvi, no, ridetegli in faccia voi. L'ignorante e lo stolto non saprà cosa fare. La risata è solo un palliativo all'ignoranza, perché se l'ignoranza è come il Covid, il sorriderci su e non dare troppa importanza ai vocaboli è il vaccino. Cretini noi che, ragazzi, cerchiamo di vaccinarci dall'ignoranza studiando, cioè abbiamo sbagliato tutto, bastava riderci sopra e non dare importanza ai vocaboli, invece noi addirittura cerchiamo pure di ampliare il nostro dizionario. Vedi che proprio non abbiamo capito niente. La cura all'ignoranza è l'educazione civica, che prescinde da la lingua, certo, e l'educazione civica la insegniamo facendo il mimo. La più grande sciocchezza che abbiamo sentito, volete sapere quale pensiamo che sia? Sentiamo: che bisogna appartenere ad una comunità per capirne le debolezze, che bisogna aver sofferto per capire. A posto, ragazzi, anche la mia area di broca è ufficialmente senza parole. Se esiste una sola circostanza in cui puoi spiegare a un'altra persona le sue stesse emozioni, e cioè se tipo vivi nel 1900 e ti chiami Sigmund Freud. Cioè, io penso che ammettere di non poter comprendere appieno un dolore che non si è mai provato sulla propria pelle, ragazzi, sia un atto di umiltà. Io posso comprendere i disagi dell'essere donna, ma i problemi di etnia delle persone nere, i problemi di genere che affliggono gli omosessuali, transessuali, gli uomini, posso studiarli dall'esterno, posso leggerne le statistiche, posso cercare di mettermi nei loro panni, ma non sarà mai come averli vissuti direttamente sulla mia pelle, cioè ci sarà sempre una sfumatura che mi sfugge. E questa consapevolezza mi mette nella posizione di essere sempre pronta ad ascoltare nelle loro testimonianze. Per questo è importante essere consapevoli di questo limite. Non perché sia sbagliato parlarne se non si fa parte di quella categoria, ma perché bisogna parlarne con l'umiltà di chi comunque è pronto ad ascoltare chi invece fa parte di quella categoria. Ad esempio, ragazzi, c'è un tweet che vi voglio leggere perché mi ha lasciato abbastanza turbata, che è questo qui. Io sono rimasto al quando vi chiamano frodo voi sorridete. Sapete, Pio Amedeo, a 24 anni io ho sorriso a chi mi ha urlato frodo di me durante una fiera mentre ero con i miei amici, poi mi sono ritrovato in un'ambulanza, poi all'ospedale, però ho sorriso. Ecco, io, ragazzi, posso illudermi di capire cosa abbia provato questo ragazzo, non solo il dolore ma la mortificazione, la vergogna, ma obiettivamente non sarà mai come averlo vissuto sulla mia pelle, e questo è un limite che ho il privilegio di avere e devo avere l'umiltà di riconoscerlo. Torniamo allora al post di Dio e Amedeo.
sono i cretini il problema, non la comunità. Sono d'accordo. Per risolvere il problema non bisogna essere della comunità, ma conoscerne gli aguzzini, gli ignoranti intorno. Vabbè, Pio e Amedeo, ragazzi, stanno inaugurando un nuovo sport olimpico, il free climbing sugli specchi. Esistono le persone, non le categorie, le persone. No, aspetta, ora Pio e Amedeo mi criticano quelli che parlano di categorie invece che di parlare di persone. Per esempio, quando diciamo la categoria degli omosessuali, la categoria delle persone nere, delle donne, eccetera, eccetera. Ma come? Non eravamo rimasti che le parole per voi non sono importanti? Adesso per apparire progressisti vi appellate proprio al linguaggio, che dobbiamo parlare di persone, non di categorie? Adesso il linguaggio conta? Cioè, è la coerenza? Cos'è? Si mangia? Anche qui, ragazzi, vabbè, io capisco la buona fede del discorso di Pio e Amedeo, perché in pratica loro vorrebbero risolvere il problema delle disuguaglianze fingendo che non esistano. Cioè, secondo loro, se ci convinciamo che siamo tutti uguali, di problemi non ce ne saranno più. Il che è vero, cioè se tutti ci convinciamo che siamo tutti uguali, il problema non si pone più. Ma ragazzi, è un'utopia, non convinceremo mai tutti, compreso mio zio fascista, che siamo tutti uguali. Quindi l'esigenza di suddividere le categorie per persone categorie, ragazzi, esiste, ed è un'esigenza più che altro statistica, nel senso che raggruppiamo all'interno di un'etichetta tutte le persone accomunate dagli stessi problemi determinati da una caratteristica che hanno in comune. Questo ci serve per parlare dei loro problemi sociali, per misurare attraverso le statistiche quanto sono o non sono uguali a noi, serve per misurare gli atteggiamenti delle persone nei confronti di una determinata categoria. Cioè, dire che non esistano le categorie, ragazzi, significa negare che esistano le disuguaglianze. E io mi rendo conto che è comodo, perché se le disuguaglianze non esistono, allora Pio e Amedeo, che sono bianchi ed eterosessuali, possono agire liberamente senza rischiare di offendere nessuno, senza rischiare di fomentare degli stereotipi, perché non esistono. Ma la verità, ragazzi, è che se non esistessero le disuguaglianze, io penso che Pio e Amedeo non farebbero ridere nessuno. Cioè, se non trovassimo l'idea dell'omosessualità intrinsecamente ridicola, non ci farebbe ridere la battuta "sei un ricchione", perché, cioè, cosa scatena la risata se non il fatto che un omosessuale sia visto come la parodia di un maschio? Esistono i cattivi, i vili, gli schifosi, quelli che adottano la violenza. È contro di loro che ci dobbiamo concentrare, ragazzi, sono loro il nemico, non pensate a Pio Amedeo, loro lasciateli liberi di fare quello che vogliono. Concentriamoci verso i veri nemici. Ognuno è libero di fare ciò che vuole, sempre, ma nel rispetto del vivere civile. Questa è democrazia, non fermiamoci alla grammatica delle parole. Oggi purtroppo non basta, educhiamo anche la testa e non solo il linguaggio. Aridai. Quando diciamo voi, ci rivolgiamo a quelli che non hanno capito il nostro messaggio, perché fortunatamente di gay, neri ed ebrei che hanno capito il senso di quello che abbiamo detto ce ne sono tanti, tantissimi, e sono quelli come noi a cui basterebbe raggiungere la vera uguaglianza. Sì, perché a loro gliene deve fregare di raggiungere la vera uguaglianza, più a Amedeo, capito? Invece agli altri, a Willush, a Michele Bravi, a Vladimir Luxuria, no, cioè a loro non basta l'uguaglianza, loro vogliono proprio conquistare il mondo, e il loro piano comincia dal togliere a Pio e Amedeo il diritto umano di dire frocio in televisione. Comunque, ricordatevi questa parte, perché loro dicono di gay, neri ed ebrei che hanno capito il senso di quello che abbiamo detto ce ne sono tantissimi. Andiamo avanti. Per chiudere, sappiate che noi abbiamo appena cominciato la nostra battaglia ai luoghi comuni e all'ipocrisia. Il nostro obiettivo è sempre e sempre sarà quello di scardinare questa opinione unica che vogliono imporci. Ora dico io, chi ve la vuole imporre questa opinione unica, se avete appena detto che tanti tantissimi gay, neri, ebrei e puffi hanno capito quello che avete detto? Questo, ragazzi, andò a finire che manco si può più contestare l'opinione di quelli che parlano di libertà di opinione, perché ti accusano di volergli imporre la tua opinione. Cioè, pronto?
118. Detto ciò, ragazzi, io sono sicura che comunque Pio Amedeo in questi giorni abbiano ricevuto la solita pioggia di insulti, perché l'internet non si smentisce mai. I leoni da tastiera fanno più rumore dei moderati e delle persone aperte al dibattito, quindi sicuramente ci saranno stati i soliti beoti che li hanno avvisati che tra 7 giorni moriranno, e io condanno aspramente questo genere di cose. Tuttavia, ragazzi, voglio rivolgermi a Pio Amedeo per dirgli una cosa. Cari Pio Amedeo, se vi hanno attaccato per le vostre opinioni in questi giorni, se avete avuto l'impressione che volessero strapparvi un qualche diritto, tipo quello di espressione, se vi siete sentiti accusati ingiustamente, se vi sentite incompresi dal mondo, e fatevi una risata che passa tutto, cioè che magari poi domani vi svegliate freddi, non lo so, parlano di voi a messa. Detto ciò, ragazzi, per oggi è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione che oggi penso di avere messo seriamente a dura prova, e di questo mi dispiaccio. E vabbè, a questo punto, ragazzi, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate del discorso di Pio e Amedeo, e in generale, se vi va, cosa ne pensate dell'ideologia del politicamente corretto. Cioè, io aspetto sempre di sapere se avete scelto l'opzione A, l'opzione B o l'opzione C, o magari non lo so, l'opzione D da voi formulata. Cioè, io comunque vi leggo con piacere. A questo punto, ragazzi, vi ricordo che ci vediamo prestissimo con un nuovo video giornale, e a voi la linea.